Oggi è la sesta tappa del tour dei PIX, è un progetto al quale l'amministrazione tiene molto come tutti gli altri. Questo progetto riqualificherà quest'area sull'impronta architettonica degli anni 30, perché questo è un ex bar progettato da Frediano Frediani. Saranno con questo progetto recuperati, ci sarà un consolidamento strutturale statico, ci sarà diciamo un arredo che richiamerà gli anni 30, un po' sulla scorta di quelli che sono i progetti anche di via Perasso, del centro storico. La sovrintendenza ci ha dato il via libera proprio per rimarcare e recuperare questa impronta architettonica degli anni 30 della città di Benevento, e come diceva lei, questo sarà un momento di recupero e di aggregazione sociale per i tanti giovani. Speriamo che sia un altro tassello importante per far godere e beneficiare di questo spazio all'aperto, di questo polmone di verde che è la nostra villa comunale, che ci invidiano un po' tutti, e naturalmente attraverso questa struttura che è alle mie spalle faremo in modo da diciamo favorire quanto più possibile le condizioni per un momento di aggregazione sociale con il coinvolgimento appunto dei giovani della nostra città. Come ogni cosa, purtroppo c'è la parte estetica e poi c'è la parte contenutistica di come diciamo rendere al meglio operativamente questi aspetti. Valuteremo come amministrazione, come ho detto poc'anzi, le condizioni migliori per far sì che questo momento aggregativo sia un momento aggregativo sociale ma anche culturale della nostra città. Quindi valuteremo in che modo lasciare questo segno importante che possa caratterizzare la nostra città, questa realtà bellissima, e soprattutto le nuove generazioni che potranno appunto condividere questa progettualità. Io ho scritto una lettera quale delegato ai PIX al dirigente Iadicicco, al quale ho chiesto di mettersi urgentemente in contatto con l'EVA, l'architetto l'EVA della sovrintendenza, perché capire e comprendere eventualmente quali sono gli aspetti da contemperare per ultimare il cantiere di Piazza Piano di Corte. Naturalmente lì ci sono dei paletti rigorosissimi da rispettare, attesa diciamo l'importanza storica architettonica che riveste e ricopre quella piazza. C'è un'interlocuzione in atto, a breve, a strettissimo giro stiamo attendendo una relazione della sovrintendenza per il tramite di l'EVA, che ci chiarirà eventualmente quali sono gli aspetti da modificare. Il cantiere è ancora aperto, siamo assolutamente disponibili come amministrazione a accogliere tutti i suggerimenti e soprattutto ad osservare quelle che sono le eventuali prescrizioni per completare al meglio naturalmente il cantiere di Piazza Piano di Corte, anche alla luce della problematica della ZTE, della zona diciamo a traffico limitato, dove naturalmente ci sono anche diciamo problematiche di altro aspetto, e questo naturalmente lo condivideremo e lo chiariremo con la sovrintendenza affinché quella piazza possa tornare a splendere e a rendere nella pienezza della sua bellezza.